Ben ritrovati di nuovo su Review in You, il canale YouTube che va a recensire insieme a voi e per voi prodotti tecnologici innovativi riguardanti la sfera domestica, l'abbigliamento. Vi invito quindi ad iscrivervi a questo canale YouTube, come anche ad attivare la campanella delle notifiche, perché prossimamente usciranno nuove video recensioni di prodotti interessanti e innovativi. Se poi vi piace risparmiare ottenendo prodotti estremamente scontati o addirittura gratuiti, vi invito allora ad iscrivervi da subito al canale Telegram Offertoni. Scrivete questa parola su Telegram, troverete anche il maialino come foto profilo, e seguite più avanti anche la community di Facebook Offertoni. Troverete su questo canale, sulla community di Facebook, offerte e cali di prezzo riguardanti prodotti Amazon.it selezionate tramite l'ausilio di grafici e portali, come anche troverete codici sconto che mi vengono forniti dagli stessi venditori, e farò anche dei giveaway. Vi ricordo che il canale Telegram sarà attivo tra poche settimane, come anche la community di Facebook. Oggi vado a recensire con voi e per voi un termometro per doccia senza batteria marcato Baban, un prodotto quindi innovativo, tecnologico, che personalmente non avevo ancora visto in giro. Il prodotto arriva all'interno di questa confezione di cartone, sul retro alcune indicazioni, andiamo a aprirlo insieme. Allora, abbiamo innanzitutto il foglietto illustrativo in lingua inglese con alcune delle caratteristiche. Abbiamo il termometro all'interno di questa confezione di plastica e poi abbiamo il filtro che servirà a posizionarsi al di sopra ed è in silicone per quanto riguarda l'esterno. Guardiamo un attimo da vicino questo termometro. Il peso complessivo è di 118 grammi circa. E abbiamo un materiale che non è né acciaio né alluminio, bensì si tratta di plastica e policarbonato colore argento molto solido. Abbiamo poi su questa parte del termometro un LED che servirà per visualizzare la temperatura. Questo prodotto, come dicevo all'inizio, funziona senza l'ausilio di una batteria. Sfrutta l'energia cinetica che viene generata dal flusso dell'acqua che viene convertita poi in corrente. È un po' un meccanismo, se avete presente, simile a quello delle turbine che vengono posizionate in prossimità dei fiumi, delle dighe. In poche parole, quindi, l'acqua che scorre, una volta che passa all'interno di questa parte qua, di questo tubo, va a illuminare il LED che mostrerà la temperatura fino a 100 gradi Celsius. Come dimensioni del corpo abbiamo 8 cm per 8 cm, abbiamo 1,6 cm di diametro all'incirca, 1,9 cm di diametro riguardo la parte che invece va poi ad attaccarsi al soffione. Perché, in poche parole, come funzionerà? Questa parte qua va a avvitarsi dopo aver messo il filtro al di sopra, andrà ad avvitarsi alla parte del rubinetto, diciamo, della vostra doccia, mentre qua alla base si andrà ad avvitare il soffione che poi vi permetterà di lavarvi. La cosa interessante è che l'azienda offre 2 anni di garanzia. Io direi che andiamo a provarlo subito per vedere se effettivamente funziona e ci vediamo quindi tra un attimo. Eccoci qua direttamente dal bagno. Allora, vado a posizionare per prima cosa il filtro qui al di sopra e andiamo adesso ad avvitarlo direttamente qua sotto. Ok, sembrerebbe essere ben saldo, quindi adesso quello che occorre fare è avvitare la parte sottostante del soffione qui all'interno. Ecco qua il soffione, andare ad avvitare questa parte al di sopra. È stato posizionato correttamente il tutto, avvitato per bene. Andiamo adesso a fare la prova del 9 e vedere se funziona. Vado ad aprire il rubinetto, alziamo la levetta, come vedete col flusso dell'acqua si accende il termometro, l'acqua scorre senza problemi, il soffione funziona, quindi non va ad intaccare il funzionamento del soffione e l'utilizzo quindi della doccia in sé. Siamo a 18,5 gradi Celsius, 18 gradi adesso. Andiamo a spostare la levetta per aumentare la temperatura. Adesso siamo a metà. 22,5 gradi, 24,5,
25,5, saliamo un po' di temperatura. Adesso dovremmo essere sui 30, siamo effettivamente sui 36 gradi. Andiamo adesso a girare completamente fino al picco massimo di temperatura. Dovrebbe essere sui 50 gradi, vediamo. Effettivamente siamo a 50 gradi Celsius, 51 adesso. Che dire, è un prodotto innovativo che mi è piaciuto, mi piace effettivamente, è intelligente, secondo me si può usare sia per dare un tocco in più alla propria doccia, visto che ultimamente si usano anche quelle specie di dispositivi che illuminano il flusso d'acqua, perché no? Un termometro che rileva la temperatura può dare un tocco di classe in più alla vostra doccia, ma soprattutto se ad esempio avete dei bambini piccoli che dovete, non so, lavarli e con il soffione della doccia vi va a misurare in tempo reale la temperatura dell'acqua per evitare di scottarli. Fatemi sapere le vostre opinioni, vi lascio il link in descrizione per acquistare questo prodotto. Se avete domande, non esitate a contattarmi e a farmele. Spero che questa recensione vi sia stata in qualche modo utile. Vi invito inoltre ad iscrivervi al canale su Telegram Offertoni per non perdervi cali di prezzo incredibili, sconti di prodotti Amazon.it e altri codici sconto. Farò anche dei giveaway di prodotti che sono andato comunque a recensire su questo canale.